Ciao ragazzi, eccoci di nuovo insieme e oggi sono appena partito dal parcheggio dove avrete visto già nel video precedente, già un bivio, sinistra Monte Cengio, stavolta sono andato a destra, Forte Corbin, e sono appena partito a piedi, sono scappato dal caldo della pianura, adesso tra 5 km arriverò alla destinazione. Ultimi metri del sole prima di entrare nel bosco. Eccomi ragazzi, dopo 1,5 km mi ricollego. Stupendo, ho chiesto un'informazione a un signore, 80 anni, mi ha detto. E abita qua vicino a casa mia, giù in pianura, e gli ho chiesto un'informazione, mi ha scortato per 1,5 km circa, mi ha parlato un po' di tutto. Stupendo ragazzi, parlare con i signori di una certa età è veramente stupendo. Ragazzi, piccolo incidente di percorso, ho appena realizzato di non avere la mascherina con me, dimenticata in macchina, e spero mi lasceranno nuovamente entrare al forte, se no sono cavoli amari. Mamma che bello qua ragazzi! C'è un po' più strapiombo sulla Valdastico. Che vista ragazzi, mamma mia, si è fatta una velocissima sosta, scultura del saggio, adesso mi rimetto in cammino, peccato tutta questa umidità, quest'afa, non mi ha permesso neanche di orientarmi, infatti non ho capito che montagne ci fossero dall'altra parte della valle, boh, dovrò ritornare una volta o un cielo più terso, perché così. Fantastica sta casa, ragazzi. Che bella in sasso così.
Qua ragazzi sono arrivato, però senza mascherina dovrò tornare un'altra volta. In questi periodi senza questa non si può andare da nessuna parte, è chiuso. Che roba ragazzi, si estende tutto fino là in fondo. Infatti ho letto la presentazione e dicono che è praticamente una città più che un forte. Era autonoma e tutto. Aspetta, non vedo l'ora tornare e fammi tutto il giro, vabbè, si parla di un contributo di 5 euro per aiutare il mantenimento e sembra più che giusto. Guarda, se c'è un sentiero, ho detto che sì, non è proprio il massimo, però da qui si può arrivare giù a Pedescala, che è in fondo alla Val d'Astico. Deve essere stupendo da fare, molto selvaggio e spartano. Ragazzi, che dire, io mi avvio mestamente a tornare indietro e purtroppo questo primo tentativo è andato male. La prossima volta salirò direttamente in auto fino a qui, che c'è parcheggio riservato ai clienti. Adesso ho visto dove sto stupendo forte, più grande dell'altopiano. Ragazzi, statemi bene, ciao ciao e al prossimo video. Oh ragazzi, che bello, si vede uno scorcio di altopiano, si vede per quel che l'umidità permette, però è inconfondibile lì i pratici dell'altopiano.